Stagione 72-73. Ci sono molte novità in casa rossonera. Albino Buticchi è il nuovo presidente della società. Nereo Rocco diventa direttore tecnico, lasciando la panchina a Cesare Maldini. Il mercato è interessante. Arrivano il libero Maurizio Turone e l'attaccante toscano Luciano Chiarugi, detto Cavallo Pazzo. 3. Gli obiettivi stagionali. Lo scudetto, che sarebbe il decimo, la conferma in Coppa Italia e la conquista della Coppa delle Coppe. Sembra tutto filare liscio per la formazione rossonera. In campionato la lotta è dura, ma il Milan è in testa. Anche sul fronte europeo arrivano le giuste risposte e i rossoneri arrivano in finale. L'epilogo è per cuori forti. Vinta la Coppa delle Coppe con un gol di Chiarugi, rimane l'ultimo sforzo da compiere. La trasferta di Verona per la conquista dello scudetto. Non sarà così, con il Milan che si scioglie e regala il campionato alla Juve. Rimane la Coppa Italia. La finale è proprio contro la Juve, ma stavolta il successo è rossonero. Fiorentina e Milan giocano da 4 minuti e il Milan a freddo segna con Prati. Milan 1, Fiorentina 0. Il Milan passa in vantaggio al 13° con Bigon. I cagliaritani reclamano l'annullamento per un fallo di mano dello stesso centravanti rossonero, ma Pieroni è irremovibile ed il gol è convalidato. È Perani che devia col braccio la palla colpita di testa da Rivera. Dal dischetto degli 11 metri il capitano rossonero non sbaglia. La seconda rete del Milan arriva a 3 minuti dalla fine. Chiarugi fa tutto da solo e raccoglie un caloroso applauso. Non c'è più tempo però per tentare di rimettere in equilibrio il risultato. Proprio da un suo suggerimento, Rivera trovava l'occasione per siglare il suo 100° gol in Serie A con una girata di sinistro. Il terzo gol rossonero di Chiarugi sul lancio di Rivera al 20° della ripresa ribadiva una superiorità tecnica che doveva poi proseguire fino al termine. Si arrivava al 27° quando da una punizione di Rivera scaturiva il primo gol milanista. Lo siglava Benetti sfruttando uno sbandamento della difesa toscana in mischia. Ma ancora Benetti siglava il 2-0 su calcio di punizione indiretto. Era il premio definitivo per un atleta che sa accomunare a doti di maratoneta un tiro sempre pericoloso anche da lontano. Batteva Rivera, Vieri usciva a vuoto e Sabadini con un ottimo stacco infilava di testa. L'errore di ieri era determinante agli effetti della segnatura. Lo si può notare meglio da quest'altra ripresa filmata. Il tempo finiva così sull'1-0 con l'Inter che appariva piuttosto nervosa. Il secondo di Benetti che infilava la rete da circa 30 metri. Per Benetti è questo il quarto gol in 10 giorni dopo quello in Coppa delle Coppe con lo Spartak di Mosca e i 2 contro la Fiorentina.
Poi al 34esimo l'episodio decisivo in favore del Milan. Durante uno dei tanti assalti e una delle tante mischie, il pallone finiva sui piedi di Dolci, che batteva rete. Sulla traiettoria un braccio di Nicolai deviava la palla e l'arbitro Francescon decretava il calcio di rigore. Poi ad acque calme Rivera si incaricava del tiro e siglava il gol del pareggio. Scende Turone e centra, Castellini sta per bloccare, ma Zecchini gli leva la palla dalle mani, guizzo di Chiarugi e rete. Al 36esimo il pareggio, avanza Schnellinger e centra, Castellini ribatte, Rosato tira con forza, il portiere respinge come può e Sabadini da due passi in sacco, 2-2. La partita finisce così. Quando c'è un suo perfetto allungo in aria, ha trovato altrettanto pronto e bravo Sogliano nel tocco risolutore. Era il 13esimo minuto di gioco. Ovvio che per maggiore tranquillità il Milan cercasse il raddoppio e questo veniva su incursione del suo terzino gol Sabadini, che infilava Dani con un diagonale imprendibile. Poco dopo veniva invece il 3-0 del Milan, lo siglava Bigon riprendendo al limite dell'area un cross di Rosato.